Così siamo liberi di girar se vuoi dove noi sogniamo. Finalmente a Praga, e per la prima volta. Abbiamo un giorno solo e dobbiamo vedere tutto, o quasi. Marciamo sulla tangenziale verso la città ricoperta dalla neve, che qui un po' va, un po' viene. Nel tragitto a distanza si intravede lo storico castello della famosa defenestrazione, quella della guerra dei trent'anni. E beh, sì, ne hanno fatte molte altre. A bordo della navetta, alcuni amici giornalisti qui per un giorno anche loro. Io sono Susanna. Federica. Federica, tu potresti alzarti, non ti si vede. Federica. Ecco, era dietro Patrizia. Patrizia. Era dietro Monica. Ciao Monica. E qua dietro c'è Marco. Sulla destra corriamo sul lungo fiume della Moldava, superbo non solo per la portata d'acqua, ma per la sequela ininterrotta di monumenti maestosi. Sul lato opposto del lunghissimo ponte, la strada per il centro che ci porterà al primo dei nostri mercatini. Superato il tram, che qui ha ancora un rimorchio, eccoci all'appuntamento con la nostra guida Alberto, italiano di origine, che ci illustra la chiesa di Santa Ludmilla e il teatro sulla piazza. Quello invece è un teatro, il teatro proprio del quartiere Vino Prati. Molto storico anche questo, diciamo, qui nel 1800. Mentre Susanna, del turismo cieco, fotografa come una qualunque turista, e Marco, di Qui Touring, osserva con attenzione le specialità della piazza locale. La tappa successiva ci vede sulla salita del castello, monumento principe della città, dove Federica ci saluta spiritosamente, malgrado il freddo pungente, e Alberto riprende la sua lectio magistralis. Queste sono le guardie del presidente, sì, che è il castello, equivale al Quirinale italiano. Che tutta la compagnia segue con molta attenzione. All'interno, il grande cortile monumentale, da sempre al centro del potere, dall'epoca di Carlo IV a quella asburgica. Nell'altra ala, la cattedrale gotica con facciata rifatta nel 1929 per il millennio di San Venceslao, che riporta sotto il rosone le figure degli architetti, autori della nuova cattedrale. Ma a questo punto, in barba alla grandeur degli architetti boemi, approfittiamo del cambio della guardia per rifugiarci al caldo di una caffetteria del centro che propone dolci succulenti di ogni genere, deliziosamente serviti. Poi nella sala da tè ci salviamo la vita con un punch alla mela e cannella a noi sconosciuto, ma davvero ristoratore. Un'ultima puntata di Prammatica a Piazza Venceslao, addobbata a festa per il Natale, con i pini illuminati in lunga teoria. E poi, salutando, ci dirigiamo in gran fretta verso l'Hotel Angelo, che ci attende ospitale con il suo comfort e il suo prestigio. Mentre Monica cerca sulla cartina le piazze dei mercatini per l'indomani. E se anche il giorno dopo nevica furiosamente, la compagnia lascerà il tepore dell'albergo alla ricerca del mercatino di Natale, a Piazza della Città Vecchia, la più nota ai turisti di tutto il mondo, con la torre dell'orologio e la chiesa della Vergine Maria affacciati sui mercatini, dove torme di allegre scolaresche, finalmente libere dai compiti di scuola, si aggirano divertite tra le tante bancarelle che raggiungiamo pure noi per i nostri acquisti. Paste secche, caramelle colorate e palacinchi, le crepe locali, botteghe di souvenir sotto il campanile, sotto l'occhio vigile della Vergine Maria, dall'alto delle sue guglie. Poi si avvicina l'ora del ritorno e il tempo stringe. Passiamo quindi di volata le ultime botteghe, dopo una sosta al caffè Kafka, per concludere in gran fretta con la rituale gita in battello sulla Moldava. Forse, a detta di tutti, un solo giorno è stato sin troppo breve, ma la compagnia al gran completo ha deciso di rimediare al grido unanime di «Noi qui torneremo!» Sì, siamo liberi di girar se vuoi dove noi